Ma che cosa volete mai che io faccia, che vi mostri, che vi dica? Esperimenti, rivelazioni, racconti trascendentali, apporti, dialoghi con spiriti intelligenti, pitture, confidenze, eccetera, eccetera. Insomma, tutta la gamma delle mie sofferenze. Dopo tanto tempo non ho costruito nulla in voi, ho soltanto colmato molte ore della vostra noia. Le mie parole cadono nel vuoto del nulla, di tutto il nulla, che nutre il vostro cervello, condizionato dalle esigenze di una materialità alla quale, ammetto, non vi è dato sottrarmi. Ma almeno un piccolo tentativo avreste pur potuto farlo, quello di muovervi verso di me, o almeno verso le cose altissime che mostro a voi ciechi. Qualche volta mi consolo, pensando che forse quando si tacerà la mia voce, il ricordo di me vi aiuterà a vivere il tempo che vi resterà. Viverlo meglio, ossia viverlo, con la consapevolezza che tutto quanto fu mia intenzione a prendervi era ad un ordine che obbedivo, ad un istinto che rispondevo. Io, morente, offrivo la vita a coloro che già erano, come me, prossimi a scomparire nel nulla. Su 100 milioni di uomini ce n'è uno solo che saprà tramandare la ragione che non è segreta della creazione. Sono Rol nel 1976. Torino, città magica per eccellenza, una delle città più magiche d'Europa. Quello che vedete è il Parco del Valentino, il parco più famoso del capoluogo torinese. È sicuramente un luogo caratteristico, molto suggestivo, ma noi non siamo qui per caso. Dall'altra parte della strada, in via Silvio Pellico al numero 31, fino al 22 settembre 1994, è vissuto un uomo che ha fatto parlare molto di sé. Quest'uomo si chiamava Gustavo Adolfo Rol, per molti conosciuto solo come il dottor Rol di Torino, famoso per le sue straordinarie doti di veggente e sensitivo. Al quarto piano di questo edificio, per oltre 60 anni, Gustavo Rol ha ospitato nel suo prestigioso appartamento gente di ogni sorta, importanti capi di Stato, politici, uomini di spettacolo e gente comune. Tutti si rivolgevano a lui per un aiuto, un consiglio o per assistere ai suoi famosi esperimenti paranormali. Ma cosa era in grado di fare Gustavo Rol? Rol era una vera e propria antologia del paranormale. Poteva fare qualunque genere di esperimento o poteva produrre qualsiasi tipo di fenomenologia oggi conosciuta in questo campo. E noi eravamo felici, dopo gli esperimenti ci sentivamo in uno stato di grazia e abbiamo visto delle cose che, per cui potrei stare qui a discorrere per ore e ore. Sì, era proprio in grado di fare delle cose che uno non crede nemmeno cosa poteva fare. Secondo me lui aveva veramente la possibilità di trasformare le carte, di riuscire a cambiarle semplicemente con questa forza che aveva e che trasmetteva. Di tre cose sono sicuro: che Rol faceva tutti esperimenti a fin di bene, che lui credeva fermamente in Dio. Mi ricordo una volta era venuto un giornalista che si era dichiarato scettico, lui gli ha fatto apparire un mazzo di carte in cui c'era scritto Dio esiste, piccolissimo su tutte le carte. Quindi il dottor Rol non era nient'altro che un segno, un tramite tra le cose visibili e invisibili, ed era un segno proprio dell'altra dimensione dell'uomo. Rol è un essere unico, eccezionale. Penso che, come diceva anche Zeffirelli, ne nasce uno ogni 500 anni. È molto probabile che lui avesse accesso ad un altro tipo di coscienza, di consapevolezza che non condivideva queste esperienze con i suoi ospiti, quindi la sua forza era passare attraverso questi stati di coscienza,
ma non li condivideva con chi non poteva capirli. Avendo conosciuto Roll, io penso che in lui ci fosse qualcosa di diverso, che avesse una marcia in più, indubbiamente. Ma per cosa io ho visto, era in grado di fare le cose più strane e anche le più impossibili. Roll poteva fare le cose più straordinarie. Io, per esempio, mi ricordo che una sera avevamo portato con noi una a casa sua, una nostra amica che aveva molto piacere di conoscerla. La guarda, l'ispeziona alla schiena e poi dice: lei quando era giovane ha avuto qualcosa ai polmoni. Difatti questa signora aveva avuto una brutta pleurite. Era lui, era il suo spirito intelligente che faceva, che costruiva le missioni Sank, come lui diceva. Lui era un uomo che creava la materia e la scomponeva la materia. Come abbiamo sentito, Gustavo Roll era davvero in grado di stupire le persone, ma soprattutto era in grado di aiutare queste persone con preziosi consigli o di illuminazione che andavano oltre la dimensione terrena. Ma chi era Gustavo Roll? Gustavo Adolfo Roll nasce a Torino il 20 giugno 1903, giorno della Madonna della Consolata. Terzogenito dei coniugi Roll, suo padre Vittorio è uno dei fondatori della Comit, banca commerciale italiana, e sua mamma Marta è figlia del magistrato Antonio Peruglia, nativa di Parma. La famiglia Roll è di buona posizione sociale e risiede a Torino in un bel appartamento di recente costruzione. Il giovane Gustavo è un bambino sveglio, ma tardivo nel parlare. È all'età di 2 anni che succede il primo fatto di rilievo. Viene trovato dalla mamma aggrappato al camino di casa, dove è esposta una miniatura di Napoleone pronunciante una parola cantilenante: Poleone. In seguito, come si saprà, Roll divenne uno studioso accanito di Bonaparte, nonché avido collezionista di cimeli storici. Il ragazzo cresce, ma lo studio si dimostra a lui scomodo. A scuola non si impegna e viene anche rimandato. Solo in seguito, spinto da un orgoglio più forte del destino, imparerà ad applicarsi allo studio, laureandosi in legge a Torino, in scienze commerciali a Londra e in biologia medica a Parigi. Nel frattempo, giunta l'età del servizio militare, il padre lo vorrebbe coinvolgere nella carriera bancaria, mentre lui vorrebbe fare il giornalista. Svolge il servizio militare come capitano degli Alpini e, una volta congedato, suo padre lo obbliga con severità all'impiego in banca. Roll rifiuta Torino come sede di lavoro, preferendo l'estero, in questo caso Marsiglia. È il 1925. Gustavo impara benissimo il francese, insegna italiano in una scuola serale a figli di emigranti e lavora in banca, cercando di mantenersi autosufficiente senza l'aiuto dei genitori. Rifiuta la carriera bancaria e ammette di avere accettato questo lavoro solamente per non deludere le aspettative del padre. Nel frattempo, conscio di uno spirito non comune che lo spinge a ricercare in direzioni metafisiche, inizia a leggere e studiare lo spiritismo di Allan Kardec e a coltivare altre rivelazioni basate esclusivamente nel suo intuito personale. A Marsiglia prende forma la prima di una teoria che lo porterà ai massimi livelli di percezione extrasensoriale, trasformandolo nel Gustavo Roll che il mondo conoscerà in seguito. Roll comprende che lo spiritismo non è sufficiente a spiegare i fenomeni paranormali che si manifestano durante le sedute spiritiche. In seguito racconterà di come a Marsiglia un giorno, passando davanti alla vetrina di un tabaccaio, si accorse di 2 mazzi di carte. Bene, in uno si vedeva il dorso, che era di colore verde, l'altro era girato a faccia in alto. Gli sorse spontaneamente una domanda: perché con la mia mente non riesco ad indovinare qual è il colore dell'altro mazzo di carte che non si vede? Bene, allora comprò questi mazzi di carte e si mise a tavolino a fare degli esperimenti, passando la sua mano come un'antenna per cercare di carpire il colore dell'altro mazzo, del dorso dell'altro mazzo di carte. Sbagliò. E forse perché proprio sbagliò questa previsione, si mise alla ricerca spasmodica del metodo per far sì che la sua mente riuscisse ad indovinare il colore di tutto un mazzo di carte, se erano rosse o se erano nere. Rivelò in seguito che un giorno, sempre a Marsiglia, in riva al mare si accorse dell'arcobaleno, del colore centrale dell'arcobaleno, che era un colore verde che gli dava delle vibrazioni, che erano le stesse vibrazioni che gli dava la quinta musicale suonata da un violino.
Un altro racconto invece riferisce di come Roll venne istruito da un misterioso polacco. Ma chi era questo polacco? Pity Grilli è un autore oggi quasi sconosciuto. In realtà conobbe una enorme notorietà dagli anni 30 agli anni 50, quando per ragioni politiche e personali venne di fatto estraniato dal mondo editoriale. In Italia oggi Pity Grilli conosce poche ristampe. Una delle opere fondamentali di Pity Grilli è Il gusto per il mistero. Nel gusto per il mistero Pity Grilli ci racconta 20 anni di sue esperienze nel mondo del paranormale e dell'aldilà. Una figura fondamentale in questi 20 anni è Gustavo Roll. Pity Grilli dedica 2 spazi fondamentali in questo libro a Gustavo Roll: la prefazione e le prime 70-80 pagine. Nella prefazione ci racconta chi è Gustavo Roll. Nella seconda parte del libro, del gusto per il mistero, Pity Grilli invece ci narra la conoscenza di Roll con il mondo del paranormale. Ci dice che il primo contatto avviene con un polacco, sono a Marsiglia, Roll lavora a Marsiglia, e una sera in una trattoria è attratto da questo personaggio che rivolge la parola a pochissime persone, consuma i propri pranzi e se ne va. Un bicchiere rovesciato sul tavolo dà l'occasione ai due di scambiare qualche parola, e Pity Grilli narra che Roll racconti a questo polacco le proprie letture fondamentalmente di carattere spirituale. Il polacco si definisce un ateo convinto, porta Roll all'esterno, guardano una torre in cui è segnata l'ora, e il polacco dice: io con la mia mente posso fermare l'orologio, tu ti convincerai quindi che bisogna essere atei come me e non credere. Effettivamente il polacco ferma le lancette di questo orologio e accompagna Roland in albergo e gli dimostra alcuni esperimenti. Sono i primi rudimenti che faranno poi nascere curiosità, passione, eccetera, in Roll. Pity Grilli ci dice però che, pur sapendo Roll che questo polacco a un certo punto muore, il polacco non lo abbandona, o meglio, lo spirito intelligente del polacco non lo abbandona. Ed infatti Roll parla spesso di lui, egli, cioè lui mi permette di, speriamo che lui me lo faccia fare, eccetera. Si presume che questo lui sia questo misterioso polacco. Nel 1927 a Parigi, 2 anni dopo aver iniziato la sua ricerca basata sulle potenzialità dello spirito dell'uomo, scrive sulla sua agenda in data 28 luglio: ho scoperto una tremenda legge che lega il colore verde, la quinta musicale e il calore. La potenza mi fa paura. Ho perduto la gioia di vivere. Non scriverò più nulla. Roll è cambiato. Si accorge di avere scoperto qualcosa di meraviglioso. Questa nuova concezione viene denominata coscienza sublime. Roll aveva 24 anni quando ha scoperto questa legge. L'ha scritta sul suo diario dopo un lungo periodo di crisi spirituale vera e propria. Lui ha passato moltissimo tempo a leggere i testi sacri, i testi spirituali di tutte le religioni. Gustavo Roll era un poeta, aveva un animo poetico, un anelito mistico sin da giovanissimo, e fin quando, più in tarda età, cercò una spiegazione anche a queste sue sensazioni. E quindi, a forza di cercare, a forza di studiare, si trovò a un certo punto in uno stato psicofisico molto particolare che codificò in questa che lui chiama legge. E la chiama tremenda legge perché ebbe un impatto fortissimo su di lui, sulla sua psiche. Ebbe tanti incubi nei giorni successivi. E questo comunque è conosciuto, perché nelle tradizioni metafisiche, quando avvengono questi processi interiori, queste vere e proprie metamorfosi, vi è un cambiamento di percezione fortissimo, quindi vi sono incubi e anche addirittura allucinazioni. Ora, Gustavo Roll aveva associato il colore verde con la quinta musicale, che è una vibrazione sonora, e con il calore, ovvero con una sensazione di calore, una sensazione fisica di calore. Tutto ciò non è altro che una spiegazione per quelle che erano le sensazioni da lui provate durante un profondo stato di meditazione.
Questa legge in pratica non è altro che una legge di concentrazione psicofisica, attraverso la quale si può accedere a uno stato superiore di consapevolezza. Roll ha quindi scoperto qualche cosa di rivoluzionario. Prima si spaventa, poi si rifugia in un convento. Sua mamma lo invita a non fare l'eremita e a mettere queste doti così particolari a disposizione del prossimo per fare del bene. Intanto si trasferisce a Parigi per lavoro ed è qui che incontra la donna che diverrà sua moglie. È il classico colpo di fulmine. Roll incontra in un dehors all'aperto una donna bellissima. Si chiama Elna Resch Knudsen. Scandinava e figlia di un capitano della marina norvegese. Alta, bellissima, di professione fa la modella. Gustavo le invia tramite un cameriere un audace biglietto d'amore, scritto su un tovagliolino di carta. Muoio dalla voglia di abbracciarla e lei risponde: anche io. È amore a prima vista. I due iniziano a frequentarsi e Roll chiede ufficialmente la mano di Elna al futuro suocero, garantendo alla sposa una vita agiata e serena. Promette anche figli, ma questi non arriveranno mai. Gustavo e Elna si sposeranno a Torino nel dicembre del 1930, trasferendosi nell'appartamento di via Silvio Pellico, che non lasceranno più. Nel frattempo Roll cambia sede di lavoro. Prima passa da Parigi a Londra, in seguito Edimburgo e Genova. Infine Torino, dove lascerà la carriera bancaria nel 1934, il giorno successivo alla morte del padre. Roll veramente aveva sempre sognato di diventare pittore oppure poeta, ma non si sentiva adatto per la carriera bancaria. Invece, per soddisfare suo padre, accettò l'impiego, che tra l'altro almeno gli avrebbe dato da vivere, e accettò l'impiego a Marsiglia, dove fu trasferito. Però il padre era sempre pronto ad intervenire per qualsiasi necessità. Però siccome allora i guadagni suoi non erano molto lauti, era molto giovane, la sera integrava facendo da accompagnatore musicale con il sottofondo del suo violino ai film muti dell'epoca. Una cosa trovo molto carina e interessante. Dal 1934 al 1942 non si hanno notizie certe. Sappiamo che Roll gira il mondo con sua moglie e conosce persone molto importanti come Einstein, che di fronte ai suoi esperimenti batte le mani come un bambino. Ma nel 1942 c'è un incontro molto importante. Il Duce lo vuole incontrare. Roll mi raccontò dell'episodio con il Duce. Lui era capitano degli Alpini e in quell'occasione si trovavano insieme in un luogo. Il Duce lo fece chiamare e mi disse che il Duce, con aria fiera, lo guardò negli occhi e gli disse, dicono che voi facciate delle profezie. Su via, parlate, non vi sarà fatto nulla. E mentre mi raccontava questa cosa, Roll impersonava proprio il Duce e viveva di nuovo su di sé sicuramente questa emozione. Dopodiché si guardarono per un istante e Roll rispose: la guerra è persa e il Duce sarà allontanato. E a questo punto il Duce per un istante rimase come scosso, turbato. Questo fu il suo racconto quando mi raccontò di questa esperienza e traspariva molta emozione. Roll predice a Mussolini la disfatta dell'Italia alleata con la Germania, ma non solo. Salva la vita letteralmente a dei giovani partigiani catturati dai gerarchi nazisti a San Secondo di Pinerolo. Roll è capitano degli Alpini. In questo caso le sue forze straordinarie gli servirono per aiutare il prossimo in un modo stupefacente, perché riuscì veramente a salvare tante vite umane e per questo motivo gli furono date delle onorificenze molto importanti. E proprio a San Secondo di Pinerolo erano stati fatti prigionieri dai tedeschi i figli dei suoi fattori, della sua casa di campagna, e al mattino dopo sarebbero dovuti essere fucilati perché i tedeschi li avevano trovati in possesso di armi. Allora erano disperati. Roll affrontò con grande coraggio il generale tedesco e gli disse: lei sta prendendo un abbaglio, non è giusto quello che sta facendo. E il generale gli rispose: come fa a essere così sicuro? E Roll gli disse: sono così sicuro di quello che le sto dicendo che le darò la dimostrazione tangibile, perché le elencherò tutti gli oggetti che lei possiede nei cassetti della sua scrivania ad Amburgo.
Allora nominò tutti questi oggetti, il generale colpito, profondamente colpito, rimase affascinato da quest'uomo e allora la sera stessa fu invitato con i suoi altri compagni ad assistere a degli esperimenti. E Gustavo Roll per tutta la notte infaticabile fece esperimenti, senza mai stancarsi, delle cose stupefacenti, per cui al mattino dopo il generale, convinto, rilasciò i prigionieri. E Roll gli aveva anche predetto che al ritorno in Germania avrebbe solo trovato distruzione e morte, e fu così. Questo generale, quando ritornò in Germania ad Amburgo, non trovò più i suoi cari, la sua casa era stata distrutta, allora in preda alla disperazione si recò in Vaticano e prese i voti di padre domenicano e scrisse una lunghissima lettera a Roll che io avevo letto. Finita la guerra, Roll apre un negozio di antiquariato a Torino. Esperto d'arte e ottimo cultore di gemelli di ogni genere, compresi quelli di Napoleone, svolge questa attività fino alla fine degli anni 50, affiancando la pittura al commercio di oggetti d'arte. È un bravo pittore. Dipinge soprattutto paesaggi e fiori. Dagli anni 60 in avanti, la pittura diverrà il suo lavoro principale. Nel frattempo, le voci delle sue qualità paranormali iniziano a fare il giro del mondo. Pitti Grilli ne parla nei suoi articoli, descrivendo minuziosamente cosa avveniva nei famosi esperimenti. Roll poteva fare di tutto, e di certo non si potevano ipotizzare trucchi di alcun genere. Era un vero mistero, anche al casinò. Roll frequentò abbastanza assiduamente la Valle d'Aosta, e si recò alcune volte a trovare mio nonno, erano amici con Pitti Grilli, e molte volte scelse come albergo l'Hotel Biglia di Saint-Vincent per la vicinanza al casinò. Roll fu nella vita un discreto giocatore, dico discreto perché giocando per sé perdeva sempre, ma appena smetteva di giocare intratteneva alcuni clienti del casinò prevedendo i numeri che sarebbero usciti. Si dice sia a Mentone che a Saint-Vincent che riuscisse a indovinarne parecchi in successione, e qualcuno gli chiese addirittura: perché non usi questi tuoi poteri per sbancare un casinò e fare della beneficenza, cosa che Roll era solito fare? E Roll rispose: questo non lo farei mai, perché sarebbe un soldo guadagnato senza sacrificio e dunque sarebbe una beneficenza inutile. La popolarità di Gustavo Roll raggiunge vette altissime, si dice di lui molte cose, i giornalisti vogliono incontrarlo, i parapsicologi vorrebbero studiarlo, ma lui si nega 9 volte su 10, si definisce una grondaia che convoglia l'acqua che stilla sul tetto e sa che deve mettere a disposizione queste sue doti al prossimo a titolo completamente gratuito. Gustavo Roll era un uomo eccezionale. Non è vero che era inavvicinabile, perché tutte le persone che suonavano il campanello lui rispondeva, il telefono suonava quasi instancabilmente, al punto di diventare quasi rauco. Era molto generoso, anche di denaro, aiutava le persone di chi sapeva che aveva delle necessità. Ricordo un giorno un autista del 5737 che non finiva più di lodarlo, ed era il periodo in cui lui non stava tanto bene, e mi disse: non potrò più vederlo da vivo perché so che è molto malato, ma un giorno io avevo bisogno di denaro, lo accompagnai e mi sentì molto triste. E mi chiese che cosa io avessi. L'autista rispose al dottor Roll: ho dei problemi finanziari seri, perché altrimenti da domani non posso più guidare la macchina, non posso più avere il taxi, perché me lo portano via, non ho potuto pagare la retta mensile, e così. E Gustavo, senza né pensarci una volta né due, apre il portafoglio e svuotò tutto quello che lui aveva in quel momento e glielo diede. Questa è una delle tante storie, di tante vere storie di cui io sono testimone, di Gustavo Adolfo Roll.
Tanti mi hanno detto: sembrate dei discepoli. Non è vero, non siamo dei discepoli. Siamo delle persone che abbiamo visto e possiamo raccontare. E raccontare nel momento dell'entusiasmo e di dire: ho visto il tavolo alzarsi al soffitto, siamo andati a cambiare la lampadina senza muoverci dal pavimento, abbiamo attraversato la parete senza, insomma, questi. E la mia esperienza è stata un'esperienza straordinaria. Ed è per questo motivo che ho voluto scrivere i libri, per far partecipe il prossimo di questa straordinaria esperienza, perché con l'incontro con Roll sono stata toccata veramente dalla luce. E allora, come un piccolissimo frammento di luce, cerco di trasmettere i suoi messaggi, le sue parole, che danno molto vigore e coraggio alle persone che sono magari tristi, che non hanno speranza, e illuminano queste persone e danno la certezza che la morte non esiste, come ci aveva insegnato lui. Perché diceva che la vita dell'uomo non è una misera scintilla dalla vita alla morte, ma un vivido fuoco che arde e arderà sempre per l'eternità, perché lo spirito dell'uomo è indistruttibile. E questo spirito insito nell'uomo, cioè la scintilla divina, a questo spirito competono delle cose straordinarie, riescono ad attualizzarsi delle materializzazioni, avvengono delle cose straordinarie, come faceva lui. E faceva questi esperimenti perché era lo spirito intelligente suo che riusciva a estrinsecarsi in questo modo, e allora ci apriva veramente una finestra sull'aldilà. Non sono un sognatore, ho sempre svolto un'attività medico-chirurgica e in particolar modo come chirurgo. E naturalmente all'inizio ero molto scettico, nel senso che la sua realtà era molto lontana dalle mie idee. Naturalmente ho dovuto arrendermi all'evidenza e pian piano sono diventato non solo uno che credeva in quello che lui faceva, ma addirittura ne parlavo in giro con i miei colleghi, i quali naturalmente non volevano accettare queste mie idee. Il rapporto tra Roll e i medici era un rapporto molto stretto. Non dimentichiamo che lui aveva una laurea in biologia medica, una delle tre lauree che lui aveva preso, e che passava molto tempo girando per gli ospedali o a casa dei malati, sempre per cercare di confortare le persone. Io ho visto tantissime persone che venivano da lui e direi che nessuna è andata via senza essere stato da lui confortato. E vorrei però essenzialmente parlarvi di perché ho conosciuto Roll. Siamo alla fine degli anni 70, io ero primario di urologia all'ospedale Molinette, un collega, il dottor Nino De Santis, occasionalmente mi ha riferito un episodio che mi ha ovviamente sconcertato. Mi ha riferito di una signora, ormai si può dire perché sono passati molti anni, la signora è chiaramente mancata da tanto, era la moglie del presidente dello Sporting Club. Era da Roll, si passa una mano nei capelli, Roll la ferma, dice: per favore ripeti questo gesto. La signora lo ripete e dice: fatti vedere il seno. E dice: non ci penso nemmeno, sono stato dal ginecologo poche settimane fa, mi ha detto che tutto andava bene. Roll dice: abbi pazienza, insisto, fatti vedere. Immaginatevi come si è sentita questa signora. Allora non c'era l'ecografia, il giorno dopo era domenica, viene aperto un istituto apposta di radiologia, viene fatta una mammografia, purtroppo c'era un tumore maligno del seno bilaterale e pochi mesi dopo questa signora se n'è andata. Quindi capirete che dopo questo io ho detto: voglio conoscere loro. Allora gli ho scritto, poi ci siamo incontrati ed è cominciata un'amicizia che è durata tutto il tempo della nostra vita. Lui stesso, per convincermi, vedendo che ero dubbioso, una sera in casa di amici, quando io gli ho chiesto: ma tu come fai a fare le diagnosi in un modo così brillante e veloce? Noi per fare una diagnosi del genere dobbiamo fare delle ricerche, ci mettiamo del tempo. E allora lui mi ha detto: guarda quella persona lì, quella signora seduta sul sofà. Guarda cosa emana dalla sua persona. E io, l'unica volta nella mia vita, ho visto emanare da questa persona come dei raggi di colori diversi. Lui mi spiegava che
a ogni colore corrisponde un apparato, polmoni, apparato digerente, fegato, cuore. E siccome c'erano due colori che non erano brillanti, ma che erano piuttosto opachi e non lampeggiavano bene come gli altri, lui mi fa: vedi, questa signora soffre di cuore e di fegato. Io ho conosciuto il dottor Rom in una circostanza abbastanza particolare e strana. Avevo già sentito parlare di lui e mi interessavo già di fenomeni, diciamo, un po' difficili da classificare nelle cose normali, non dico paranormali perché è tutto un altro discorso. Una sera, sempre al solito ristorante, c'era il dottor Roll che è arrivato con dei, presumo, primari delle Molinette, che erano sempre con lui. E insieme a lui c'era anche un tracheotomizzato, un signore che era stato appunto, aveva avuto questo intervento e erano molto visibili le bende. E a un certo punto, mentre io stavo mangiando nel tavolo vicino, sempre insieme a questa signora Lidia che me l'aveva presentato, che era una sua amica d'infanzia, mi giro e vedo il dottor Roll che mette un tovagliolo bianco con la mano davanti a questo signore, e questo signore che si alza di scatto, incomincia a urlare e a parlare, e tutte le bende, tutto quanto era completamente scomparso. In quel momento il dottor Roll si è reso conto che qualcuno l'aveva visto, che lo stava guardando, ed ero io. Allora lui si è girato verso di me, ha messo l'indice davanti alla bocca, come dire non dir niente di tutto quello che hai visto. Io niente, non ho detto nulla neanche alla signora Lidia, ho continuato a mangiare normalmente. Allora io l'indomani sera, senza dirgli dottore che cosa ha fatto, cosa non è successo, mi sono semplicemente rivolta a lui dicendogli: ma tu, chi ha il capello guarì tutti, perché guarisne tutti? Lei che può guarire tutti, perché non può guarire tutti veramente? Non guarisce tutti. E lui mi ha detto: signorina, perché non è nel karma di tutti essere guariti. Il Signore si serve della malattia per insegnarci tante cose. Quel Signore di ieri sera il Dio l'ha permesso perché era arrivato alla fine del suo karma di sofferenza. Quindi per forza, se Dio vuole, io l'ho potuto guarire soltanto perché era giusto così. Io ho conosciuto il dottor Roll negli anni 60. Mi recavo una volta da lui, una volta due alla settimana, per tenere in ordine i suoi saloni. E certamente lì ho conosciuto tantissima gente. A parte il fatto di essere una persona molto gentile, poi era affabile con tutti, aiutava la gente che ne aveva bisogno, e faceva molta beneficenza, aiutava tante persone bisognose, che magari tante volte non lo conoscevano nemmeno perché parlava per telefono, io lo sentivo, aiutava molto perché era, lui gli faceva un po' pena a tutti. Veniva anche chiamato certe volte per consulti gravi in ospedale. E allora mi diceva: Bergante, Bergante, guarda che io lo lascio solo, devo andare così così, c'è l'autista sotto che mi aspetta, devo andare in qualche clinica, in qualche posto. E poi tante volte arrivavo a casa molto affaticato, molto... si vedeva che era stanco, mi aveva dato un po' di sue energie. Allora io le preparavo sempre un aperitivo dell'aperolo o qualcosa, i due biscottini, e lui si riprendeva. Io ho sempre sentito parlare di Roll, anche perché Gustavo Roll era compagno di scuola di mio padre. Gustavo Roll era del 1904, mio padre o tre. Mio padre era del 6, andavano all'istituto sociale insieme. Desideravo molto conoscerlo e quindi avevo chiesto: fatemi incontrare Gustavo Roll. E una mia amica appunto mi invitò una sera a casa sua, ed era il 1958. Io ero appena laureata in medicina. E entrando in questo salone, Roll era già presente, si alzò per salutarmi e rimasi colpita dalla sua figura. Era un uomo molto alto, molto elegante, e quello che veramente ti colpiva erano gli occhi. Questi occhi chiari,
che ti davano l'impressione di scavarti dentro, no? Dopodiché ci sediamo e Roll mi dice: lei è stata operata da poco tempo di appendicite, vero? Questo era successo metà, 6-7 mesi prima. Praticamente nessuno lo sapeva, perché sono quelle cose che uno non racconta, no? Tranne i miei amici. E io dico: sì, è vero. Beh, volevo dirle, lei non è stata operata di appendicite, se lo ricordi bene, perché lei non aveva fatto un'appendicite acuta. E al che io rimasi molto stupita, non dissi nulla. Dentro di me la prima cosa fu un senso di scetticismo, dire: ma guarda cosa viene a dirmi. Insomma, bene, a distanza di circa 20 anni, 25 anni, ho scoperto che non ero stata operata di appendicite, ma di un'altra cosa, inutile stiamo a parlare di cos'era, era un cosetta da niente che mi creava dei disturbi simili a un'appendicite. Ma questo l'ho scoperto molto dopo, per cui mi è sempre rimasto impresso questa prima frase di Roll. Mi disse anche: beh, adesso io ti do del tu e ti dico ancora un'altra cosa. Fai molta attenzione, perché tu manchi completamente di potassio. Anche quello mi lasciò molto perplessa, ma questo che mi fa delle diagnosi così. Effettivamente, mese dopo circa, io già lavoravo in ospedale, mi sono rivolto a un collega e ho detto: beh, io non capisco, sempre male alle gambe, cose del genere, e questo come dei crampi, insomma. Questo mio amico mi chiese: ma prendi qualche cosa? Dico: ma sì, prendo la tal medicina. Dicevo: per carità, quella medicina lì impoverisce completamente di potassio. E noi veramente eravamo già amici di famiglia. I miei nonni e mio padre abitavano nella stessa casa in via 20 settembre 12 a Torino. I due ragazzi erano molto amici, si confidavano, si raccontavano le prime esperienze sentimentali. E poi si erano persi un po' di vista e dopo la morte di mio padre gli telefonai e mi confortò molto e mi fece sentire già per telefono la presenza di mio padre. Però dovetti aspettare 7 anni per poi incontrarlo. Dopo 7 anni mi telefonò Maria, la sorella, e mi disse: Gustavo vuol vedere te e tua madre, è giunto il momento. Comunque anche il giorno di Natale, subito poco dopo il nostro incontro, mi aveva voluto a casa sua con mia madre e con la sorella Maria, e rimanemmo sbigottite, perché a un certo punto mi disse: vuoi una ciliegia, visto che non vuoi cioccolatino? Io risposi: ma sì, ma non era stagione. In quel momento si materializzarono 3 ciliegie sul tavolino, e poi andò al telefono a rispondere agli auguri di amici in Costa Rica e disse loro: mandatemi delle banane. Mentre noi eravamo in salotto erano apparse delle banane all'improvviso e delle noci vicino alla sorella Maria. Noi eravamo stupefatte, affascinate, mi pareva di essere Alice nel Paese delle Meraviglie. Roll era una vera e propria antologia del paranormale, poteva fare qualunque genere di esperimento o poteva produrre qualsiasi tipo di fenomenologia oggi conosciuta in questo campo. Poteva leggere nel pensiero, poteva prevedere il futuro, poteva fare e far fare viaggi nel tempo, poteva materializzare o smaterializzare oggetti, poteva attraversare delle superfici solide, lo si è visto spesso attraversare delle pareti, poteva far attraversare degli oggetti attraverso le pareti. Addirittura c'è chi dice che potesse camminare nell'aria. Poteva guarire le persone, poteva diagnosticare malattie anche a distanza, anche dall'altra parte della terra, magari attraverso il telefono. Poteva dipingere quadri senza toccare i pennelli, ovvero i pennelli, muovendosi nell'aria, dipingevano i quadri da soli, un po' come se si trattasse di un uomo invisibile che dipinge i quadri da solo. Una delle meraviglie che Roll
compiva, faceva, era la pittura a distanza. Gustavo arrivò con 3 tele di varie dimensioni e mi disse, 3 tele bianche, non incorniciate, mi disse, scegli quella che vuoi, e io ne scelsi una. Dopodiché mi disse, cosa desideri? Io risposi, un paesaggio, possibilmente con dell'acqua. C'è Benone. Allora, mise questa tela su cavalletto, posò la tavolozza con i colori e i pennelli, si alzò e questa mia amica disse, il nostro ospite, per favore Gustavo, non spenga la luce che abbiamo paura. E Gustavo si mise a ridere e disse, no, no, non la spengo, e lasciò un abat-jour accesa e andò nella stanza vicina. L'altra amica mia che era presente e che si definiva una scettica, invece ha voluto vedere bene quello che succedeva, quindi vedeva Roll nell'altra stanza, ma quello che veramente può stupire tutti, lei ha visto benissimo i pennelli che dipingevano in aria, che si muovevano velocissimi sulla tela, e i pennelli erano 2. Allora Rollo prese, lo mise sulla cornice del caminetto, ci sediamo lì intorno e lui mi dice, ma guarda che il quadro non è finito. Come non è finito? No, no, sta comparendo qualcosa di nuovo, e difatti è comparso questa piccola figura che cammina sulla sponda di questo lago. E dopodiché Roll l'ha firmato e ha scritto la sera della seduta, e il quadro è intitolato Hommage à Ravier, perché Roll sosteneva di non fare niente di nuovo, sosteneva che i quadri che lui faceva in questo modo, sosteneva di fare questi quadri perché era riuscito a captare l'energia vitale che tutti noi abbiamo e che quando ce ne andiamo rimane sulla terra, cioè l'energia non si distrugge. Roll era un profondo credente, non si parlava di anima o cose del genere, lui parlava semplicemente dell'energia vitale che rimaneva sulla terra per un certo periodo, e lui era riuscito a captare l'energia di questo pittore Ravier, che era il maestro di Fontanesi. Esperimenti, quelli che mi faceva a me qualche volta, mi diceva, Bergandi, prenda un'enciclopedia, lo apra, legga una riga, si ricorda bene cosa ha letto, eh? E poi dopo un minuto o due, nemmeno, perché lui non era lì vicino a me, era da altre parti, mi diceva, ha letto, si ricorda, e mi diceva, tocca in tasca, già il biglietto scritto. Perciò era scritto quello che io avevo letto, però non mi stupiva più perché ero talmente abituato a vederne delle cose che per me era una cosa normale. Una sera Roll ci invita a casa sua, mi guarda e mi dice, io questa sera sono stanco, vedi di fare tu gli esperimenti. Si fa mettere la mia mano destra tra le sue due, poi mi tocca la fronte con la sua mano destra e mi dice, siediti, prendi i mazzi di carte e fai tutto quello che preferisci fare. Io faccio come faceva lui, do le carte ai miei vicini perché le mescolino, poi le metto davanti a me mescolate e lui mi chiede, cosa vuoi? Voglio tutte le carte in ordine, dall'1 al 10 e per seme. Allora dice, mettici la mano sopra e di lo voglio. Io metto la mano sul mazzo di carte, dico lo voglio, e in pochi secondi le carte si dispongono come avevo richiesto io. Premetto che una volta, un giorno, io ero andata a pranzo lì al ristorante La Pace e stavo chiedendo ad Agnese, la proprietaria, ho detto, ma 2 o 3 sere che non vedo Roll, come mai? Più o meno era giugno così. E io mi ero comprata un libro che era ancora in celofanato e ce l'avevo dentro la borsa. Dopo 2 minuti arriva il dottor Roll e gli ho detto, oh dottore, ci chiedevamo proprio se non fosse già partito per le vacanze.
Lui si gira e mi fa: pagina 47, quarta riga, terza parola, Calesa Fort, legga forte. Io gli ho detto: ma dove leggo? Mi ero addirittura dimenticata di essermi comprata questo libro. Mi fa: Antalso Liber, nel suo libro. Allora io mi sono ricordata che avevo il libro in celofanato nella borsa, apro il libro e guardo, allora pagina 47, quarta riga, terza parola, leggo forte e c'era scritto venerdì. E lui mi fa: vede, parto venerdì. Un giorno mi aveva pregato a me di trovargli un fabbro, perché mi diceva: chi mi trova lei va benissimo. Io lo trovo, tutto. E difatti questo fabbro a un certo punto mi dice: ma tu non sai chi è questo signore? Io ho già letto dei libri in francese, perché era fabbro ma studiava molto. E aveva l'aiutante che rideva solo sempre, non credeva nulla. Ridevo, ridevo. E allora eravamo poi sul balcone con la cassetta di ferri per terra, il fabbro che cominciava a fare dei lavori e continuava a ridere questo qua. Io dicevo: stai zitto, perché fra un po' arriva il dottore, stai zitto. E lui: ma è proprio così. Era fatto bravissimo, ma era fatto così. Arriva il dottore, mi ricordo che era in vestaglia, arriva dalla porta della cucina e viene lì davanti, e allora io le presento il fabbro, presento anche questo signore. Ah, va bene, va bene, va bene. Ho detto: tu ridi, ridi, vuoi vedere che il dottore prende questo martello e te lo butta così tra le pareti e passa diverse pareti, andiamo a prenderlo in una sedia, un certo salone lì. E lui continuava ancora a ridere. Allora io non ho preso solo il martello, ho preso la mazzetta, che è quella un po' più grossa, l'ho presa, gliel'ho data in mano al dottore, il dottore ha fatto finta, sparita. Allora andiamo, e lui mi dice, e allora il dottore dice: andate nell'anticamera, lo troverete sopra una sedia e c'è un cappello sopra. E così andiamo tutti a vedere, era proprio lì. Allora poi questo aiutante, tutte le volte che ha ancora dovuto venire, oltre di ridere faceva sempre inchini, andava sempre indietro, inchini, aveva paura. E dov'è il dottore? Un'altra volta andiamo a cena io e lui in un ristorante su in collina, che adesso si chiama Bella Vista, allora si chiamava Da Giuliano, eravamo noi due soli, lui mi vede un po' preoccupato, cosa hai, cosa non hai, io tergiverso, poi gli dico appunto che ero molto preoccupato se fare o non fare un concorso per una cattedra di urologia, per diventare cioè professore universitario di urologia. Lui mi dice soltanto: ma tu danneggeresti qualcuno se partecipi a questo concorso? Gli ho detto: ovviamente sì, perché io il posto ce l'ho già, sono già primario, e invece se vincessi anche quella cattedra lì, qualcuno dovrebbe rinunciare a questo posto. Allora lui dice: no, non c'è problema, interroghiamo il tuo spirito intelligente. Prende il tovagliolo che era sul tavolo, lo arrotola, ne dà un pezzo in mano a me, un pezzo lo tiene lui, sta lì un attimo, dice: interroghiamo il tuo spirito intelligente. Dopo un attimo dice: è fatto, l'abbiamo aperto e come vedrete sul reperto c'è scritto chiaramente non farlo. È inutile che vi dica che non ho fatto questo concorso. Si potrebbe pensare che questo tovagliolo fosse già stato scritto, o a parte la estrema improbabilità della cosa, mi ricordo perfettamente che c'eravamo seduti ad un tavolo sbagliato, diciamo, in cui il cameriere poi ci ha spostati dicendo che quel tavolo lì era già prenotato e siamo andati in un altro posto, e quindi direi che questa possibilità è da escludere. Questo bottone è stato un esperimento alle ore 19.30 il 29 settembre dell'87, in Corso San Maurizio, dove io abitavo. Passava sotto casa mia con la signora Giordano e disse: devo salutare Giudita, devo andare a trovare Giudita. È salito e Gustavo, che bella sorpresa che mi fai. Sono venuto perché voglio farti un regalo, sempre gradito il regalo. E fece in questo modo e allargò il palmo e si creò questo bottone di Napoleone. E io sono quella un po' di San Tommaso, dissi: ma chi mi dice che è veramente di Napoleone quel bottone?
perché lo confermi tu, ma in realtà non esiste. Allora mi disse, hai un mazzo di carte nuove impacchettate? Certo che ne ho. Presi queste carte, lui non le toccò e mi dice, aprile e vedrai che trovi la risposta. E infatti Léon Junot, ed era il generale di Napoleone. E infatti ho detto, hai visto che non erano di Napoleone, ma bensì del suo generale. Come abbiamo sentito, Roll era in grado di produrre determinati fenomeni che possiamo definire paranormali, ma che lui amava definire come semplici possibilità. Nessuno si sarebbe mai sognato di scambiare questi segni di benevolenza verso il prossimo come banali giochi di prestigio, anche perché Roll non si limitava solo a sperimentare con i mazzi di carte da gioco, ma sapeva fare davvero di tutto. Però che cosa accadeva durante una sua seduta? Le serate paranormali in compagnia di Gustavo Roll iniziavano quasi sempre con esperimenti effettuati con dei mazzi di carte da gioco. I presenti erano invitati a portare con sé alcuni mazzi di carte, preferibilmente nuovi e mai usati. Roll predisponeva la posizione degli ospiti attorno al tavolo secondo un ordine ben preciso, dettatogli da qualche legge di armonia e ordine solo a lui noto. Prima di iniziare, era solito recitare la frase «Je suis le numéro 5, je suis le numéro 5», come per stabilire un contatto con una dimensione invisibile e magica incomprensibile ad ognuno dei presenti, ed ecco che gli esperimenti avevano inizio. Poteva capitare che di fronte ad un mazzo di carte ancora avvolto nel cellophane avesse l'estro di far partire la serata proprio da quello, con un altro mazzo di carte mescolato da uno dei presenti e non toccato da lui veniva individuata una carta, ad esempio il 4 di fiori. Roll, senza toccare il mazzo ancora incellofanato, faceva a questo punto dei segni nell'aria, invitando subito dopo l'ospite ad aprire il cellofan e a controllare. L'omologo 4 di fiori, racchiuso nel mazzo ancora incellofanato, veniva trovato girato alla rovescia, lasciando di stucco tutti i presenti. I mazzi li maneggiava poco, li faceva sempre mescolare e alzare ai presenti. Gli esperimenti di Roll con le carte da gioco venivano fatti a volte in sequenza rapida, come un'esplosione pirotecnica. Ad esempio, faceva mescolare i mazzi di carte dai presenti e a un ospite dal suo mazzo faceva scegliere una carta a caso. Poniamo il 7 di fiori. Gli altri mazzi venivano posizionati di fronte a lui, allineati uno di fianco all'altro. Roll, senza toccare le carte, copriva i mazzi con un lembo del tappeto del tavolo, passando successivamente, con estrema calma, una mano al di sopra dei mazzi coperti. Nulla sembrava dovere accadere, ma una volta scoperta la prima carta di ogni mazzo, ecco il prodigio puntualmente verificatosi. Tutte le prime carte di ogni mazzo erano dei 7 di fiori. Stupore e meraviglia dei presenti. Una sera Roll fece scegliere da una persona una carta da un mazzo, come carta campione. Era un 4 di quadri. Poi, rivolgendosi ad un altro ospite che si era portato da casa un mazzo di carte nuove, ancora avvolto nel cellophane, si fece dire una frase qualsiasi. La donna citò Dante. Amor che nulla amato amar perdona. Roll tirò fuori dal suo taschino la famosa matita di bambù e vergò una scritta nell'aria. Poi, deposta la matita, disse: apra pure il suo mazzo di carte ancora incellofanato. Sulla carta corrispondente a quella scelta in precedenza troverà scritta la frase di Dante. L'ospite aprì le carte e tirò fuori il 4 di quadri. A matita, con la grafia di Roll, c'era la scritta di Dante. L'esperimento clou delle serate con Roll era la manifestazione degli spiriti intelligenti di pittori famosi. Gli ospiti sceglievano liberamente dei fogli di carta bianchi da una risma nuova, controllando che effettivamente fossero intonsi, piegandoli poi successivamente in quattro e innestandoli uno nell'altro.
A seguito di una scelta casuale, una persona veniva invitata da Roll a porsi tali fogli, così piegati e controllati, in tasca o nello scollo. Sempre in piena luce, Roll invitava lo spirito intelligente di un pittore famoso a manifestarsi con una sua opera, dipingendolo proprio su quei fogli a stretto contatto della persona scelta. Dei colori erano posti di fronte a Roll, che seguendo invisibili istruzioni mimava l'atto della pittura nell'aria. A un suo cenno, è fatta! È fatta! Roll invita l'ospite ad estrarre i fogli immergendoli in una caraffa piena d'acqua posta in centro tavola. Una volta aperto, ancora bagnato, nel foglio centrale, a colori, vi era disegnato con lo stile del pittore scelto e che si era manifestato a Roll un dipinto in piccole dimensioni riconoscibilissimo e particolare. A questo punto Roll firmava il foglio con la scritta «Hommage à» e la sua firma con la data, segnalando così il nome del pittore che aveva composto la sua piccola opera. Nel 1978 Gustavo Roll venne messo in seria discussione da Piero Angela, il noto divulgatore scientifico televisivo che in un suo libro, Viaggio nel mondo del paranormale, tacciava Roll di prestidigitazione. Si accese una bagarre fra gli amici di Roll, i giornalisti, coloro i quali non credevano negli effetti paranormali. Ma Angela era davvero in grado di fornire il corretto giudizio su Gustavo Roll, oppure si basava esclusivamente su alcuni preconcetti di ordine scettico? Sentiamo queste testimonianze. Io ho conosciuto Roll negli anni Ottanta. Direi che era il tipico signore piemontese, come lo immaginiamo, secondo l'idea ottocentesca del personaggio, quindi con una certa austerità, una grossa cultura, perché Roll era un uomo colto, un bel linguaggio, molto affascinante, un affabulatore, sapeva raccontare, sapeva interessare, sapeva tenere a testa l'attenzione e indubbiamente in un luogo, se c'era lui era il centro dell'attenzione, c'è poco da fare perché era una figura veramente sovrastante, con tutto rispetto agli altri. Bene, Roll non era un prestigiatore. Sarebbe facile dire che era un prestigiatore, così ci togliamo tutti i problemi. Adesso è riduttivo dire, ma Carlo Buffa non capisce niente di giochi di prestigio, è facile che sia stato fregato anche lui. Ma proprio perché invece ne capivo abbastanza, e almeno capivo come poteva avvenire il trucco, posso affermare con assoluta certezza che negli esperimenti che ho visto fare io da Roll, di giochi di prestigio proprio non ne ho visti. Comunque, cosa è successo? Lui ha chiesto, era un esperimento che faceva sovente, come volete trovare le carte? Le carte, aperto il mazzo, dopo averli scelti liberamente tra più mazzi, potevano essere o in ordine alfabetico, poi in ordine numerico, oppure in ordine di semi, come quando fuori piove, cioè cuori, quadri, eccetera, oppure addirittura anche in ordine crescente, decrescente. Io che volevo coglierlo un po'... Era un po' Pierino la peste, lui mi sopportava con piacere perché fin da bambino si viveva in queste famiglie tutti insieme, quindi lo conoscevo fin da ragazzo e gli ho detto una cosa abbastanza cattiva, gli ho detto ma io le vorrei strappate, lei sa che è impossibile strappare un mazzo di carte, le carte sono molto rigide, per strappare bisogna addirittura piegarle. E lui mi ha guardato come se fosse una cosa banalissima, infatti dopo 5 minuti mi ha fatto aprire questo mazzo e le carte che le ho ancora sono tutte strappate. Devo dire che i mazzi di carte che lui usava erano mazzi di carte che portavamo noi, comprate, nuove, nella loro scatola e a volte nel cellophane. E questi esperimenti erano veramente straordinari. Nel senso che, per dire quello, uno dei primi che mi colpì moltissimo, lui si rivolse proprio a me e dice, questi mazzi di carte sono stati mischiati da voi, eccetera. Cosa ti piacerebbe vedere? Quale carta vorresti vedere? Io dicevo, per esempio, l'asse di fiori. Allora voltali. E io voltavo la carta e su tutti i 6-7 mazzi di carte la prima carta era l'asse di fiori.
Rol era principalmente un uomo, con tutti i pregi e i difetti che accomunano tutti quanti noi. Però la cosa che più mi sorprendeva nel contatto con lui è che quando raccontava queste cose straordinarie oppure faceva questi esperimenti, in particolare quando faceva questi esperimenti, si emozionava come un bambino. I suoi occhi cambiavano proprio di espressione e sembravano quelli di un bambino, questi occhi particolari che colpivano chiunque nell'osservarli. Per quanto riguarda gli esperimenti, io non dissi mai a Rol che facevo parte del circolo Amici della Magia di Torino, mi dilettavo nella prestidigitazione, e lui faceva spesso degli esperimenti di carte. E la cosa curiosa è che lui non toccava queste carte, e questo è assolutamente certo, anche perché io in quel momento avevo un occhio critico. Quindi la cosa che mi ricordo di più, che più era evidente, che mi sorprendeva, mi divertiva, anche se non mi ponevo troppe domande nel momento, era proprio che queste carte venivano spesso trovate girate al contrario, pur lui non toccandole. E di questo sono assolutamente certo. Non mi stupiva più perché ero talmente abituato a vederne delle cose che per me era una cosa normale. Anche tante volte mi diceva, mi vado a comprare 5 o 6 mazzette di carte da gioco. E andavo in via Ormea, c'era un negozio, un tabaccaio, cos'era, ne compravo 4 o 5 mazzette, secondo quanto mi diceva lui. E poi portavo a casa, se lui era così che voleva scherzare, mi diceva, Mercandi, scelga un mazzetto di carte, mi dica quale che lei vuole che sia voltata al contrario. I mazzetti erano dentro il cellophane, non è che poteva mettere e togliere. E allora mi diceva, io dicevo, non so, 10 da fiore o picche. E allora va bene. Allora prenda le forbici, tagli il cellophane e fa da piano, girao, quello che avevo detto è girato al contrario. Com'era la situazione quando Rol li faceva? Quando senti però come avveniva in certe cose di Rol, tipo l'esperimento in cui lui non prendeva un mazzo di carte, cioè tu lo compravi, anche Mariannini mi ha raccontato questo, cioè l'ha comprato lui, l'ha portato da Rol, dimmi una carta, 3 di picche, apri il mazzo che io non ho mai toccato, che hai lì dentro che comprare, lo apri, l'unica carta capovolta è il 3 di picche, se la situazione è come sto dicendo io adesso, sfido qualunque collega a riprodurlo. Gustavo Rol deve essere ricordato non per questi esperimenti, che ce ne può fare di più o di meno, ma deve essere ricordato perché era un grande uomo. Era un grande uomo sotto tutti i sensi, infatti non sono per niente né spaventato, non mi sono mai avvicinato a lui con paura, non ho mai ricevuto come altri così una specie di fascino negativo, ah questo sta tutto su di me, no, era un uomo invece piacevolissimo, con una grandissima carica, senz'altro una grandissima sapienza. Molte delle parole che mi diceva, per esempio, tranquillizzavano, non è mai stato uno negativo, era uno estremamente positivo, estremamente brillante sotto questo punto di vista. Però a volte sono un pochino infastidito, devo dire, di certi giudizi, e c'è anche gente, non tutti, c'è gente che parla per ragione veduta, ma altri che ha mai conosciuto, mai veduto, mai sentito, sparano giudizi così tranquillamente. È abbastanza facile, no? Il 27 gennaio 1990 Rol perde per sempre la sua Elna. Chiusa e riservata, poco incline alle manifestazioni paranormali di Gustavo, rimaneva comunque il suo punto di forza. Lui si lascia andare ad un lungo periodo di depressione, dal quale, anche a causa dell'età, non ne uscirà più. Nel 1994 Rol ha compiuto 91 anni. La salute è debole e la voglia di continuare a vivere viene meno. Nonostante si cerchi in ogni modo di curarlo e assisterlo al meglio delle possibilità mediche, Gustavo Rol si spegne nel letto di ospedale delle Molinette alle ore 10:30 del 22 settembre 1994. La notizia fa il giro del mondo e la fine di un grande uomo. Rol è morto all'età di 91 anni, ricoverato all'ospedale Molinette di Torino, reparto pensionanti A.
A questo proposito, quando è morto, erano presenti due infermiere. Una di queste ha detto di aver visto fuoriuscire dal suo corpo una luce strana, opalescente. L'altra di essersi sentita invadere da un grande senso di benessere. Tutto questo è testimoniabile dalla viva voce delle infermiere stesse che sono ancora vive. A questo proposito c'è un fatto a dir poco inquietante che è successo. Lui circa 7 anni prima era stato ricoverato sempre all'ospedale Molinette per un intervento di urologia. L'infermiera gli fece vedere una stanza che era la numero 8. La guarda e poi dice no, non voglio entrare, non mi piace. E quelle le fanno osservare che era la camera più bella, la più spaziosa, e poi in quel momento non c'erano altre libere. E lui dice no, io mi siedo qui e aspetto che se ne liberi un'altra. Allora si dettero da fare e venne trovato un'altra stanza, venne ricoverato in quel momento e l'intervento finì molto bene, guarì benissimo. Dopo 7 anni lui venne nuovamente ricoverato in quella stessa camera numero 8 e lì morì. Quindi viene facile chiedersi che lui già allora avesse visto la sua morte. Io penso che il dottor Roll ci ha insegnato tante tante cose, ma soprattutto l'umiltà e stare bene con tutti, star bene con tutto e con tutti. Questo è l'insegnamento che rimarrà sempre indelebile nel mio pensiero, nel mio cervello. Io desidero che sia ben chiara una cosa: Gustavo Roll era un illuminato, era un maestro spirituale. Il fatto che vestisse in giacca e cravatta non deve ingannare. Sono solo abiti moderni che gli hanno permesso di stare con i suoi simili. Dietro quegli abiti c'era un individuo che aveva superato spazio, tempo e materia. Conosceva le tradizioni metafisiche di tutte le religioni e per mezzo di quelle si è istruito. La sua conoscenza si chiama scienza sacra e presto la scienza, il tempo presente, la riscoprirà. E le sue possibilità trascendentali sono una conseguenza di un rigoroso percorso spirituale e hanno anche una spiegazione scientifica. Questa spiegazione non ha bisogno di nuove teorie, bastano quelle esistenti, basta metterle insieme. Coloro che affermano che Roll era un illusionista sono in malafede, essenzialmente mentono. L'approccio scientifico di oggi verrà relegato in soffitta perché presto vi sarà un nuovo approccio a questo tipo di fenomeni, con l'uomo al centro e con Dio sopra di lui. Il nostro viaggio racconto sulla vita di Gustavo Roll finisce qui, finisce in questo luogo dove riposano le sue ceneri, in questo piccolo cimitero nel comune di San Secondo di Pinerolo. Tutto quello che abbiamo visto rappresenta però solo una piccola parte di ciò che fu Gustavo Roll. Non era possibile infatti incontrare tutte le persone che nell'arco di 60 anni lo hanno conosciuto, incontrato e visto da lui cose così straordinarie. Noi, in ogni caso, abbiamo cercato di mettere in luce un uomo che brillava di luce propria e che con le sue illuminazioni aiutò davvero chi aveva bisogno di lui. Ciao Gustavo.